si capiva che non sapevi cosa dire. Quindi ci sono diversi momenti in cui anche l'altra volta te l'ho detto, è una questione dell'esitazione, quindi si capisce che non sai che cosa dire e ci si percepiva l'esitazione. Quando ti hai detto che era libera, hai detto una roba bella serata, o una roba di questo tipo. Sono proprio le frasi tipiche che fanno capire che uno non sa che cosa dire. Se sei nuovo qui, io sono Luca, fondatore di Approcciala.it, un'azienda di formazione che dal 2018 ha aiutato oltre 1200 uomini a passare da timido o vergine a portarsi a letto nuove ragazze regolarmente. Tutto questo viene fatto tramite videocorsi online, corsi al vivo con dei nostri coach e percorsi di consulenza personalizzati. Se parli del meteo, che fai qua di bello, ti piace Milano, robe di questo tipo, cosa fai nel tempo libero, tutte queste sono domande o affermazioni che fanno capire che non sai cosa dire. Poi, vabbè, quando avete parlato della musica di Bach, Chopin, è troppo platonica la conversazione, cioè ci può anche stare che parlate di un interesse in comune, giustissimo, ma deve essere contornato dal resto della conversazione che sia un po' più accesa, perché con questo parlare della musica lì in sé non è un argomento che porta Ok, a questo conversazione. è chiaro, Luca, però io non riesco proprio cioè, mi sembra un po' di abusare della sua bontà, del fatto che lei mi sta concedendo questo instant, sono molto sincero. E qua È come se. si chiama bassa autostima. Tu quali corsi hai? Non ti capisci per cemento locale di quali contenuti hai e quali contenuti non hai. Ma io c'ho un po' tutto. C'ho, vabbè, allora, c'ho dall'approccio al numero, dall'approccio alla. Poi c'ho Tinder, che però ti dico la verità. Ok, vabbè, intanto non è importante, non è importante. Il resto? E poi aspetta, quello che ho preso, quell'altro sugli obiettivi, che adesso non mi ricordo come si chiama. Mentalità alta? Qualità. Quello là è importante, c'è cioè la parte sull'autostima. Lì è importante. Guardi la parte sull'autostima e applica le cose, perché è lì che ti senti di rubare il tempo della ragazza, perché appunto non ti vedi abbastanza di valore. E quella si chiama bassa autostima, cioè appositamente tutta quanta la parte sull'autostima e Ho paura mentalità alta. di abusare sessualmente, cioè è come se non vorresti, non, come se non volessi approfittarne, capito? A livello anche di flirt, quindi quando spingo, cioè arrivato a un certo punto mi rendo conto, ok, questa è venuta all'instant con me. È successo anche ieri, ecco, una ragazza che era qua di passaggio. Ok, questa è venuta all'instant con me. Mi rendo conto che c'è del feeling, mi rendo conto che lei è ok con questa cosa, nel senso che mi rendo conto che un po' gli piaccio, che un po' a lei sta bene. Però è come se non volessi andare, cioè come se non riuscissi perché non lo so fare e non volessi anche farlo. E questa cosa Vorresti fare mi. che cosa, nello specifico? Non è la prima volta che mi capita che magari quando prolungo l'interazione con una ragazza mi trovo magari di fianco a lei, che ne so, all'instant, secondo l'escalation fisica, no? E mi rendo conto che magari è un momento che potrei provare a baciarla. Però penso, cazzo, ma aspetta, forse non è, forse magari si aspetto magari l'appuntamento successivo, non so se. Esattamente il modo per bruciarsi, anche quando la ragazza vede mancanza di coraggio o mancanza di intelligenza sociale, quindi mancanza di capire la situazione, oppure in quel caso lei capita la situazione, però mancanza di coraggio, la ragazza perde interesse. Soprattutto ragazze da approcci a freddo, siano di giorno, siano in discoteca, non hanno il tempo da perdere, oppure tempo di incontrare, di vedersi con un potenziale nuovo amico. Non gli frega niente di avere amici, cioè gli amici ne hanno già a valanga. Quindi quando perdi l'occasione di un appuntamento non c'è la seconda occasione. E quando lo inizi a vedere un po' di volte, un po' di appuntamenti, ti dici a te stesso, porca troia, cioè devo buttarmi, devo fare il bacio perché sennò le ragazze perdono interesse. Se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portarti a letto nuove ragazze regolarmente, allora clicca sul link qui sotto in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi su WhatsApp gratis a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link qui sotto in descrizione.